Per le strade giace,
E questa situazione proprio non mi piace. Ora Napoli è un esempio vero e che le cose cambiano in fretta, però in pericolo ci sono anche tutti gli animali della terra e perciò l'uomo deve fare qualcosa per combattere questa guerra. Infatti per difendere al meglio la natura dall'inquinamento che ormai da anni dura, bisogna differenziare la nostra spazzatura, vetro, plastica, latte, carta e cartone. Questi materiali da mettere in ogni diverso bidone. È davvero la vita giusta da seguire per aiutare la natura e il nostro ambiente. Brava! Che viveva con felicità. Ma con l'evoluzione dell'uomo le cose sono cambiate. Il mondo era felice, senza sporcizia e terra. Insomma, non inquinato, ma adesso l'uomo è cambiato e la terra ha sporcato. Ormai i fiumi sono sporchi e immondizia volontà. Ma se ci impegniamo possiamo cambiarla e poi promettiamo di non inquinarla. Allora facciamo, dimmi, facciamo le ultime due poesie, dai. Giussi mi ha chiesto se fate silenzio come avete fatto con gli altri per ascoltare la sua poesia. Va bene. Allora, ascoltiamo anche Giussi con la stessa attenzione di noi, dai. Il sole allegria, porta gioia ed energia, riscalda le case e fa sbocciare tante rose. È un grande stella, luminosa e bella, se non lo vedi lui c'è, ti spiego anche il perché. Lui sfrutta i pannelli solari per darci energie particolari, riscalda le famiglie d'inverno e poi vorrei fosse eterno. Non inquina il mondo e i bimbi fanno il grande giorno. C'è qualcuno che vuole? Ecco, in extremis c'è l'ultima poesia, dai, vieni. Voi la sapete a memoria o ce la metti? Qual è la vostra? L'acqua, il vento, il sole, che gran forze da campione. Saperlo utilizzare ci permette di non inquinare. L'ambiente sarà pulito, il benessere garantito. È importante non sprecare, ci resta ancora tanto da fare. Quando vedo della spazzatura per strada, penso a quanto il mondo possa essere più pulito.
se tutti facessero riciclaggio. Ma non bastiamo solo noi, tutto il mondo deve riciclare per la nostra salute, ma anche per la terra stessa, perché un mondo riciclato è un mondo più